Buon sabato sera ragazzi, bentrovati al nostro appuntamento con la skincare del sabato. Vediamo oggi come pulire la pelle e mettere una protezione solare, ma soprattutto perché pulire la pelle così? Sapete che la pelle al mare, comunque o in città nel periodo estivo, si abbronza chiaramente, ma l'abbronzatura che cosa significa anche? Abbronzatura significa anche che delle pelli morte salgono a galla molto più facilmente, quindi sull'epidermide, sulla superficie della pelle, ci sono molte più pelli morte perché comunque le cellule muoiono per abbrustolimento del sole, perché comunque l'effetto dei raggi UVA, UVB. Io vi raccomando di mettere delle creme con i filtri, infatti adesso andremo a vedere. Io non ce le ho le creme con i filtri perché mi espongo pochissimo al sole, lavoro sempre, quindi non è che posso essere al mare spesso, quindi se ci vado per quei 2 o 3 giorni, sì, utilizzo delle creme, però bene o male ho il cappellino, quindi non mi serve più di tanto. Il bagno nel mare lo faccio sporadicamente, ne faccio uno all'anno, per cui. Però voi, se siete amanti del mare e del sole, mettete questi filtri queste creme con i filtri. Quindi, anche se avete l'abbronzatura, utilizzate la spugnetta per togliere le pelli morte, perché una volta che siete a casa, questa alla prima doccia profonda che fate da 20 minuti, molto calda rispetto a quella degli hotel, succede che vi viene via tutta l'abbronzatura, mentre invece se voi andate a pulire le pelli morte quotidianamente, quando siete al mare, andate a sostenere di più quell'abbronzatura, perché una volta che voi avete pulito la pelle dalle pelli morte e uscite nuovamente a prendere il sole con una pelle rinnovata, essa si abbronza, capite? È molto più facile tenere l'abbronzatura. Quindi spugnetta, la nostra spugnetta. Vado prima a bagnare leggermente il viso, picchiettare più che bagnare. Detergente, ormai lo conoscete benissimo, il Garnier. Garnier Detox, e andiamo a lavorare sulla rimozione delle pelli morte. Questo è importantissimo. Al di là che sia estate per togliere la pelle abbrustolita dal sole, ma anche nelle altre stagioni non calde. Quindi andate a levare le pelli morte. Questo lavoro non riuscite a farlo soltanto bagnandovi il viso o utilizzando il sapone, e facendo il peeling una volta all'anno. È un'operazione che va fatta spesso, almeno una volta alla settimana con la spugnetta, eh? Fatto questo, si può risciacquare la spugna, si deve risciacquare la spugna. Ecco qua. Pulita, la ripongo in asciugatura e vado a risciacquare il viso. Ecco qua. Risciacquo mi permette di andare a levare tutta la pelle che è stata sporca
sollevata dalla spugnetta. Vedete che è una pelle molto più luminosa, detersa. Persino il naso, che di solito è seboso, se così si può dire, risulta diverso. Da quando faccio questa skincare così approfondita, da un anno e mezzo, non ho più fenomeni di sebo sul naso o comunque sulla fronte. Mi sono andati via. E questo perché? Perché finalmente mi sono lavato a fondo. Perché ragazzi, la pulizia è importante con la tecnica, non è tanto utilizzare il sapone, perché utilizzare il sapone vuol dire far entrare il sapone ancora di più nei pori e si sporcano. Invece con questa azione andate mano a mano a pulire i pori sempre di più. Adesso vado a riempire, parlando i pori, a fare un'azione tonificante nei pori con il cotone idrofilo, acqua di rose. Voi naturalmente potete utilizzare altre acque se siete allergici a determinati elementi, ognuno usa quello che preferisce. Questa ha una doppia azione, una di far entrare nel poro un elemento tonificante e ripulente, perché poi l'eccesso esce dal poro, e quindi vi lascia, ve lo svuota e ve lo lascia pulito, proprio per andare ad accogliere nuove sostanze o nutrienti o di protezione, nel nostro caso di protezione. Allora, qui avete a questo punto due possibilità: o fate come me, che mi espongo poco al sole, quindi non mi interessa avere un filtro solare, oppure utilizzate una crema ad azione profonda, nutriente, come questa Revitalift. Non sto pubblicizzando L'Oreal, non ha bisogno di me, ma io utilizzo questa e ve la suggerisco. Non mi interessa sponsorizzare aziende. E vado con l'idratazione profonda della pelle pulita. Il naso lo posso anche evitare di idratarlo, ma questo perché? Non perché non ne abbia bisogno, perché poi metto gli occhiali e mi scivolano. Al limite sono giusto sulla punta, ma la punta, poi qua dove ci sono le fossette, no, perché sennò mi scivolano gli occhiali. Quindi azione profonda, voi fatelo con i filtri solari, e a questo punto la pelle comincia un processo di rinnovamento. Anche il collo naturalmente vuole la sua parte, e direi che l'intervento di skincare anche per questa settimana, con i suggerimenti per il sole, per i filtri, mi raccomando, utilizzate i filtri UVA, UVB, perché sono dannosissimi per la pelle. Quindi senza la protezione state facendo entrare i raggi UVA e UVB. Cappellino, perché comunque il cappellino direi che è fondamentale d'estate, soprattutto per le persone che magari hanno perso i capelli o comunque amano radere completamente la testa. È importante, perché comunque troppi raggi solari che colpiscono la testa, capite che non fanno benissimo.
Quindi è importante avere il cappellino d'estate. Qui ci sono. Do anche una bella pettinata alla barba. Vedete che è una pelle comunque curata, è un'altra pelle. Adesso sto vedendo che la barba rispetto a 6 mesi fa è notevolmente cambiata, perché da riccia che era, non che non lo sia, però almeno è gestibile. Prima non riuscivo assolutamente con la barba a secco a pettinarla, invece adesso sì. E questo mi fa molto piacere perché è domata finalmente. Io vi mando un grosso saluto, un grosso abbraccio. Noi ci vediamo domani per la confinatura. Buona serata a tutti, buon sabato sera, buona estate ragazzi. Rilassatevi, riposatevi e usate i filtri solari.